Che cosa significa working poor? Molto si sente parlare oggi dei working poor. Cosa sono questi working poor? Il termine è inglese e si compone di due parole, working e poor, cioè sono persone che, nonostante lavorino, non riescono a arrivare a fine mese dignitosamente. In principio è così che un lavoro dovrebbe anche bastare per campare, ma vediamo che anche in Alto Adige abbiamo sempre più persone che faticano a arrivare a fine mese dignitosamente. Quando si è un working poor? Per determinare il numero dei working poor si deve ricorrere a un concetto statistico. Qual è quindi questo concetto statistico? Si è considerati working poor se, in primis, a lavorare in famiglia è almeno una persona. In secondo luogo, se la famiglia, nonostante qualcuno lavori, non arriva al 60% del reddito medio in Alto Adige, quindi che si è notevolmente sotto la soglia del reddito medio in Alto Adige. Quanti sono i working poor in Alto Adige? Le nostre elaborazioni hanno rilevato che le famiglie lavoratrici in Alto Adige che possono essere considerate working poor sono 16%, ovvero parliamo di 23.000 famiglie in Alto Adige, ossia 57.000 persone. Cosa determina la povertà reddituale? Le nostre analisi hanno rilevato che il gruppo dei working poor è molto eterogeneo, quindi sono diversi i fattori di rischio che incidono poi a diventare eventualmente working poor. I fattori che noi abbiamo rilevato sono 6, e cioè la dimensione della famiglia, cioè famiglie più numerose più spesso rientrano insomma come working poor, poi l'intensità lavorativa, ossia lì dove si lavora part time o famiglie che lavorano solo in determinati mesi dell'anno hanno un maggiore rischio di rientrare nei working poor. Poi abbiamo il grado di istruzione, un basso livello di istruzione sicuramente non aiuta, come anche il background migratorio. Spesso tra i working poor ci sono molti anche migranti. Abbiamo poi una serie di settori dove i salari sono piuttosto bassi e quindi lì il rischio è assai maggiore. Infine il tipo di contratto. Qui chi lavora con contratto precario è a elevato rischio di entrare in questa categoria. Come si può contrastare questo fenomeno? Intanto si dovrebbe garantire che le persone che lavorano a tempo pieno possano anche vivere di questo lavoro, quindi siamo nei temi dei salari minimi. L'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha un salario minimo legale. Dall'altra parte però ha anche una contrattazione nazionale che funziona abbastanza bene e dove c'è un grado di copertura con i contratti collettivi abbastanza elevata. Però sicuramente il tema del salario minimo è un tema scottante. Un secondo elemento è quello dell'ascensore sociale, della mobilità sociale. L'ascensore sociale che non funziona così come a volte dovrebbe, cioè che i figli dei ricchi rimangono ricchi e i famigli dei poveri fanno fatica a fare carriera. Questo è un fenomeno ricorrente anche nell'Europa del Sud e l'Italia non ne fa eccezione. Infine un elemento che colpisce anche noi dell'Alto Adige è quello dei contratti di lavoro. Contratti di lavoro precari, contratti di lavoro a tempo determinato, e questo sicuramente non agevola anche la carriera e anche la biografia professionale. Quindi ci vogliono regole sui salari minimi, ci vuole una mobilità sociale, un ascensore sociale che funziona e infine anche dei contratti sicuri che diano prospettiva alle persone.